Nelle prossime appuntamenti in onda su Canale 5, l'ex Fantino vuole vendicare la morte della sorella Manuela meditando di uccidere Cayetana. Nuovo spazio dedicato a Una vita, la soap opera iberica che negli ultimi mesi sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico. Gli spoiler delle puntate che andranno in onda su Canale 5 in autunno, rivelano che ad Acacias 38 si tornerà a parlare di due personaggi molto amati, il dottor Herman e la sua amata Manuela. Nello specifico l'ispettore San Emeterio e la Sierra, grazie alle confidenze della Vicenta, scopriranno tutta la verità sulla morte di Della Serna e l'amante. Questa notizia metterà nei guai donna Cayetana, autrice del duplice assassinio, e getterà nello sconforto Paolo. L'ex Fantino, infatti, perderà la ragione e cercherà di porre fine all'esistenza della falsa Sotello Rus. Una vita, Ursula confessa dove sono sepolti i corpi senza vita di Herman e Manuela. La prima stagione di Una vita ha visto come protagonisti principali Herman e Manuela. Purtroppo i due innamorati sono stati avvelenati per volontà della perfida Cayetana che, ancora una volta, ha affidato l'incarico a Ursula. Le anticipazioni degli episodi che molto probabilmente verranno trasmessi a settembre su Canale 5, svelano che l'ex istitutrice convolerà a nozze con Jaime Alday, il padre naturale dell'Algida bionda. Successivamente la Vicenta organizzerà un piano di vendetta nei confronti della falsa Sotello Rus. In particolare l'ex governante confiderà a Mauro e Teresa che i corpi senza vita del dottor Della Serna e la povera Blasco sono sepolti vicino all'orfanotrofio Carlota. Grazie ad una conversazione con Celia, Pablo scoprirà tutta la verità sulla sorella. Il ragazzo, inoltre, prometterà a se stesso di fargliela pagare a Cayetano. Mauro e Teresa riescono a impedire Blasco di uccidere donna Cayetano. Gli spoiler degli episodi futuri di Una vita, rivelano che il corpo di Herman e Manuela saranno sottoposti ad autopsia. L'esito del test confermerà che i due amanti sono stati avvelenati dalla finta Sotello Rus. Quest'ultima rendendosi conto di essere finita nei guai, rivelerà a tutti i condomini di Acacias 38 essere la figlia di Fabiana. Intanto Pablo sarà nello sconforto assoluto perché era certo che la sorella e il medico fossero scappati dalle grinfie dell'Algida bionda. A quel punto il Blasco mediterà di assassinare la donna. Ma il giovane verrà fermato in tempo dall'ispettore San Emeterio e da Teresa.